Il Teramo fa un passo probabilmente decisivo verso la salvezza. I tre punti di sabato sera contro la Vispesaro, che ad un certo punto sembravano pura utopia dopo la rete del vantaggio di Petrucci, riconsegnano al diavolo gli ultimi 180 minuti da giocare con la tranquillità che deriva dai 42 punti in classifica e con la sicurezza che gli scontri diretti che mancano toglieranno in ogni caso punti decisivi alle dirette concorrenti. Manca ancora la certezza matematica che può arrivare già domenica. A Trieste basta un punto con gli alabardati che sul fronte opposto hanno praticamente blindato il secondo posto grazie al successo in casa della Feral Pisalò. Questo è sempre il problema che c'è a Teramo sempre, nel senso che per fare questi campionati serve molta professionalità, serve molto senso di appartenenza, e non che a Teramo non ci sia tutt'altro, però credo che abbiamo bisogno veramente per fare il salto di qualità di cose importanti. E questa settimana, grazie all'aiuto di manager di Marco Colponi, siamo riusciti veramente a fare un ritiro giusto, a fare una giusta, grazie anche logicamente alla società. Ma credo che questa debba essere la normalità nel mondo del calcio. Non è che voglio dire tutto oggi perché ancora non siamo salvi, magari più in là riprenderò il discorso della professionalità che è molto importante. Ed è sul lavoro del tecnico di Colleferro che il patrone biancorosso Campitelli si è soffermato sabato sera per ribadire l'importanza di un percorso fatto di quasi un punto e tre a partita, una media che per Campitelli lascia ancora un piccolo spiraglio per agguantare un piazzamento playoff. Sulla guida tecnica il giudizio è più che positivo, perché? Perché credo che il mister ci ha salvato, quindi il mister va dato tutti i meriti e anche i meriti di aver scelto quei giocatori che poi ci hanno portato alla salvezza, perché io credo, e l'ho detto a tanti, che se il Teramo continuava con quella rosa che noi avevamo costruito all'inizio, noi oggi credo che eravamo già spacciati, perché se andiamo a vedere quanti punti hanno fatto quelli sotto, noi ci rendiamo conto che ne sono stati tantissimi e forse più della media promozione che è successo in giro d'andata per i primi posti della classifica. Il mister abbia avuto grandissimi meriti, perché ci ha portato alla salvezza con due punti, con due giornate di anticipo, quindi sicuramente bravo a lui, bravi a tutti in società, perché penso che tutti quanti in un modo o in un altro hanno dato il massimo, e bravi anche i calciatori che si sono messi a disposizione, sono stati professionisti seri sia negli allenamenti che durante la settimana. Se vinciamo tutti e due noi facciamo i playoff. Se noi restiamo in questa posizione e il Monza vince la Coppa, noi siamo nei play-off. Per quale motivo non ci devo credere? Cioè, fino adesso abbiamo sofferto come i cani, oggi non ci dobbiamo credere. Noi ci crediamo e ci crediamo molto.